Prende il via oggi alle 15:30 allo stadio del villaggio Peruzzo ad Agrigento la fatica precampionato per l'Agragas di Pinola Bianca. Vecchi e nuovi calciatori si ritroveranno nella piccola struttura agrigentina per poi spostarsi nel vicino boschetto della Maddalusa. Questo quanto predisposto dal nuovo tecnico bagherese, che avrà anche il compito di seguire con particolare attenzione un buon numero di giovani calciatori nati tra il 91 e il 94. E questo l'appuntamento principale della settimana, che segnerà l'inizio ufficiale della stagione biancazzurra. In questo momento, oltre la folta schiera dei juniores, fanno parte della rosa i portieri Indelicato e Casella, i difensori Balsamo, Bonfatto, Iannello, i centrocampisti Bertuccio, Ferrara, Parisi, Pizzitola, Sciacca e l'attaccante Vinci Guerra. Una rosa ancora da completare in tutti i reparti, con un portiere juniores, un paio di difensori, un altro esterno e un attaccante di peso che sappia capitalizzare il gioco corale della squadra. In tal senso prende sempre più corpo la possibilità di vedere in biancazzurro l'attaccante Tandurella, l'anno scorso in forza alla Gattopardo e realizzatore di parecchie reti. Il ragazzo si sta allenando con Lenna, non ancora firmato, ma a decidere dovrà essere solo lui se sposare o meno la causa biancazzurra. In alternativa ci sarebbero altre trattative in corso della stessa consistenza.